Ciao ragazzi e ciao ragazze, allora, nuovo video. Oggi sono qui per provare con voi la famosissima Black Mask. Allora, ne ho sentito parlare davvero tanto tanto bene di questa maschera. Ho visto delle review strepitose e dei video su Instagram fantastici. Tra l'altro, se non mi seguite ancora su Instagram, trovate il nick giù nell'info box e appunto andate a seguirmi anche su Instagram, perché ovviamente vi tengo sempre aggiornate. Allora, ritornando alla Black Mask, questa arriva dal sito Dresslink e la maschera in questione è del brand Pilaten. Ora, io spero si pronunci così. Ora, tengo a precisare subito una cosa: non è sponsorizzato sto video, quindi non è un video sponsorizzato, io non sono stata pagata dalla Pilaten né da Dresslink per girare questo video, è semplicemente in collaborazione con Dresslink. In che senso? Nel senso che Dresslink mi ha inviato questa maschera e io, se volevo, potevo anche non girare questo video, ma siccome voglio provarla con voi, ho deciso di girarlo. Quindi non sono stata pagata da Dresslink o dalla Pilaten per girare questo video. Ora, andiamo a provare insieme questa maschera. È tutto scritto in coreano. L'unica cosa che si capisce sono i minuti di posa per quanto riguarda la maschera, che sono, aspetta, dov'era? dai 5 agli 8 minuti se ne applichi uno strato. Qui c'è scritto tutto in inglese: se applichi uno strato leggero, ma consigliano sempre di applicare uno strato un tantino più spesso, di modo che va per bene a strappare via il tutto. Per quanto riguarda lo strato un po' più pesante, devi aspettare dai 10 ai 15 minuti. Quindi iniziamo subito. Io eviterò ovviamente di mettermela su tutto il viso, perché so che stacca anche l'anima. Quindi andrò con il mio nuovo specchietto di Tiger. E poi tra l'altro Tiger sta aprendo anche a Bari, fortunatamente. Sta per aprire al... come si chiama? Al Bari Blu di Trigiano. Guardate la consistenza, è incredibile, io spero si veda, sì, penso di sì. Ok, quindi prima di Tiger, che stavo dicendo? Sì, che la applico, che la applico, inizio ad applicarla sul naso. No! Ok, mi è caduta sui pantaloni, quindi va bene, lasciamo lì. Inizio ad applicarla sul naso e cerco di fare uno strato medio abbondante. Si sta praticamente aprendo e non si capisce come e perché si stia aprendo in questa maniera, e non vorrei che magari è semplicemente perché ho fatto uno strato molto molto sottile. Quindi proverò a fare un secondo strato per vedere se diventa almeno più omogenea. Allora, sono andata a fare il secondo strato ed è tutto più omogeneo, quindi andiamo ad aspettare 15 minuti, vediamo che si asciughi la maschera. Allora, sono passati all'incirca 20 minuti, perché in 15 minuti non si asciuga, diciamo. E ovviamente lo sentite quando la maschera inizia a tirare, perché sta tirando e ovviamente non riesci neanche più a parlare, perché se no hai capito, no? Ora io mi avvicinerò alla videocamera e andiamo a vedere insieme la rimozione della maschera. Guarda come fa. Guarda come... parto.
sono un po' con la zona perché mi fa proprio male. Cioè, in compenso qui c'è solo un puntino nero. Ragazzi, non so se magari per chi ha problemi di acne non si può fare, ma la... anzi no, questa mi sa che è proprio specifica per se... mamma mia, ma questa maschera è andato proprio nel buchino del mio vecchio piercing al naso e non so come farlo uscire. Comunque, nel contesto, ve la consiglierei, non ve la consiglierei? Se volete provarla, sul sito costa $3, quindi non costa tanto. Io sto cercando di toccare il viso per capire. Se per sé il viso è liscio, lo sento proprio più soffice e è molto liscio, quindi può essere che magari abbia funzionato e che attualmente è arrossato. Al massimo ve lo lascio giù come indicazione, insomma, come commentino. Fatemi sapere se avete già provato questa maschera di questa marca o se ne avete provate altre e vi piacciono di più e se me le consigliate o meno. Detto questo, ragazzi e ragazze, spero che questo video vi sia piaciuto. Se così fosse, spolliciate, condividete con i vostri amici, ricordatevi di cliccare sulla campanellina che è qui giù accanto ad iscriverti per restare aggiornati, perché YouTube sta dando dei piccoli problemi. Ragazzi e ragazze, vi mando un bacione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!